Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in questo corso di Excel. Oggi lezione bellissima in quanto parliamo del formato dei numeri. Molto importante perché capire quali sono i formati ci aiuterà tantissimo per le prossime volte. Quello che ti chiedo da subito è, io te ne faccio vedere alcuni, poi tu esercitati da sola, da solo, e magari poi se ci sono domande me le puoi sempre fare. Prima di partire però ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo, enorme favore. Questi sono tutti gli altri miei social, in particolare sul canale Telegram ti darò tantissime offerte a settimana. Inoltre, se vorrai tutto il mio corso completo, te lo lascio sempre qui in descrizione. Cose troverai di più, alcuni approfondimenti, alcune parti di esercizio, anzi tantissimi esercizi, tutti i fogli Excel che stiamo insieme costruendo e tutti gli script, così che avrai, non so se si vede bene, però così che avrai così una piccola raccolta di tutte le cose che stiamo dicendo, così ti potrai esercitare anche tu. Benissimo, direi di partire immediatamente, andiamo proprio su un foglio vuoto in questo momento e vediamo che cosa significa che Excel interpreta. Se io scrivo 50%, guarda come lui interpreta che questa è una percentuale. Lo vedi, guarda, ingrandisco, perché così si vede meglio, l'abbiamo visto nella lezione precedente come si fa, guarda come lui interpreta proprio il 50%. Quindi lui, ogni volta che tu scrivi qualcosa, cerca di capire la tipologia di numero che tu vuoi fare. Vediamone un altro di esempio. Se scrivo 31/03/2022, lui interpreta che quella è una data. Infatti vedi come qui c'è formato data. Scusami, non te l'ho fatto vedere prima, ma anche qui guarda come c'è scritto percentuale, perché tutta la parte che oggi andiamo a vedere in particolare sarà questa parte qui. Una volta che lui ha interpretato bene, io posso utilizzare il trascinamento. Ti ricordi il trascinamento? Se non l'hai visto, vallo a rivedere nelle lezioni precedenti. Il trascinamento vuol dire che quando il mouse io clicco in basso a destra e mi diventa in quel modo lì, guardalo come è diventato, quindi una croce nera in quel modo lì, io posso, cliccando il mouse, guarda, te lo faccio vedere anche dalla camera sopra, cliccando il mouse, questo è il click del mouse, questo qui che sto facendo io è il click del mouse, guarda dalla camera, e poi trascinando, vedi come sto trascinando, adesso passo di là, guarda come lui interpreta che deve andare avanti con la data. Questo è importante perché ogni volta dunque che tu metti bene il formato, lui interpreterà bene ciò che tu stai dicendo. Se invece voglio metterlo a mano, una cosa del genere, tipo mercoledì 31 agosto, guarda come lui non interpreta, lo vedi qui come c'è scritto generale, lui non interpreta che quella è una data. Tanto che, guarda cosa faccio adesso, doppio clic qui, e aumento la grandezza. Se adesso io vado avanti 31 31 31 31 31, lui pensa che io voglia copiare, non utilizzare il metodo del trascinamento. Quindi ogni numero il suo formato giusto. Chiaro che una data magari così non è ben leggibile. Allora, se vado su data e finalmente apriamo questo menu a discesa qui che un po' intimorisce, guarda come potrei voler la data estesa. Magari così la vedo più leggibile. Giovedì 31 marzo 2022. Attenta che ti faccio vedere un altro trucco. Sta attenta adesso. Se faccio doppio clic, guarda, doppio clic, vedete, guarda come mi trascina da sola, da solo, mi trascina da solo. Guarda che te lo faccio rivedere anche qui, faccio un command Z, guarda, doppio clic, mi metto qui e faccio doppio clic, guarda come mi trascina automaticamente. Questo è un trucco che in pochi sanno. Adesso puoi fare così l'espertissimo con quelli che ti stanno vicini, perché davvero in pochi lo sanno. Prima di farti vedere un'altra cosa, voglio porre l'attenzione su una cosa. Guarda che qui il formato è esteso, ma sulla barra della formula, che per te deve essere un po', ecco, come dire, la barra di navigazione, quello che è scritto lì è la verità, continua a dire 31/03/2022, perché quello è un formato particolare.
particolare del formato data, ma il formato principale è quello della data. Attenzione alle percentuali, perché guardate, se io scrivo 50 e poi, adesso clicco invio, e poi vado qui e metto percentuale, lui mi scriverà, guardate un po', 5000%, perché sta moltiplicando 50%, e quindi se voglio scrivere 50% facendo così a mano, o scrivo 0,5 e poi batto invio, ci torno e metto percentuale e così lui mi dà il 50%, ma a mio avviso è meglio scriverlo come l'abbiamo scritto all'inizio, cioè qui, cioè scrivere proprio 50%, così come abbiamo fatto nel primo momento. Altro formato che ti voglio presentare è quello della valuta. Se metto 1688,98 e questa è un'indicazione di valuta, fammi aumentare un po' il testo così ci ricordiamo anche le cose che abbiamo fatto prima. Ora ingrandisco, vedi come ripassiamo le cose che abbiamo fatto precedentemente. Se questa è una valuta, ad esempio euro, dollaro, quello che vuoi, basta cliccare qui, guardate come mi inserisce automaticamente il simbolino del dollaro. Quando facevo i corsi di Excel, dico in presenza, quindi con tante persone, alcuni li inserivano a mano il simbolo dell'euro. No, Excel lo fa da solo. Notiamo come, vedete qui abbiamo visto quasi tutto, ci rimangono questi due tastini qui che aumentano o diminuiscono i decimali. Guardate come lì li aumenta, e quindi siccome noi abbiamo scritto virgola 98, ecco, ti faccio vedere subito un'altra cosa. Questo è un messaggio di, non tanto di errore, ma del fatto che la larghezza è troppo piccola, quindi devo aumentarla. Questo non è un vero e proprio messaggio di errore. Comunque, se aumento i decimali, vedete come lui mette 00, perché io non ho messo più decimali. Ma se invece diminuisco i decimali con questo altro tasto qui, lui inizierà l'approssimazione ed approssima molto meglio di noi. Guardate come già scrive 0, voglio approssimare ancora. Se voglio approssimare ancora, non può farlo perché quello non può essere approssimato ancora. Se ad esempio voglio scrivere una frazione, posso fare in questo modo qui. Prima vediamo il modo sbagliato. Se scrivo 3 diviso 4, guarda, te lo faccio vedere sulla tastiera, 3 diviso, il diviso è lo slash, no? 3 diviso 4, ora torno di là e ti faccio vedere cosa scrive. Guarda un po', mi scrive 3 aprile, caspita, e cioè vai a vedere qui mi mette un formato personalizzato, che in realtà poi è un formato data. Invece io volevo scrivere 3 quarti. Come posso fare? Faccio in questo modo. Prima metto qui il formato e gli dico che il formato in questo caso è un numero, e poi scrivo 3 come prima diviso 4 e batto invio. Guardate come ora lui mi scrive 0,75, perché lui interpreta adesso che quello è un formato numerico, 0,75. Se invece io ho la necessità di scrivere 3 quarti, proprio io voglio che lui mi scriva 3/4, aspetta che ingrandisco altrimenti vedi poco, come posso fare? Vado qui, metto testo, metto il formato testo. A questo punto qualsiasi cosa io scrivo, lui me la riscrive pari pari. Se scrivo 3 diviso 4, batto invio e lui mi scrive 3 diviso 4, perché quello è quello che io effettivamente volevo scrivere. Volevo scrivere 3/4. Quello è quello che lui mi scrive. Quindi abbiamo visto tantissimi formati: il formato valuta, il formato numerico, il formato data, il formato percentuale, il formato testo. Ne esistono altri che vedremo nel corso d'opera. Per ora abbiamo finito. Prima di lasciarci però ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo enorme favore che nemmeno ti immagini. Clicca sulla campanellina, così che ogni volta che metto un nuovo video tu sarai sempre la prima o il primo ad essere avvisato. Questi sono tutti gli altri miei social. Vieni sul canale Telegram, tantissime offerte a settimana. Da ultimo ti ricordo che se vuoi l'intero pacchetto del mio corso, fatto da tutti gli Excel che sto preparando, tutti gli script, tutti i video di approfondimento ed altri Excel di approfondimento, ti lascio sempre qui in descrizione. Ora non mi resta che augurarti un ottimo lavoro, un buonissimo studio, una bellissima vita e salutarti con il mio. Ciao, grazie infinite, alla prossima. Cosa siamo? Se mero assunto di storie sui social a portata di smartphone, per conoscenti, parenti ed amici che non conosciamo e non salutiamo.
Sai cosa penso? Siamo le menti pensanti fiaccate da show da richiamo, dove votiamo col tonico pollice e poi ci arrabbiamo.